Dopo anni di richieste, dopo anni di lamentele perché ancora mancava, finalmente let's play di Modern Warfare 3. Finalmente ve lo porto. Allora, un let's play che non volevo fare nemmeno io in primis, perché non è che ispiri così tanto un let's play come gioco COD. Infatti, quello di Black Ops era stato il mio primo, era stata una rampa di lancio per me, era una prova. E infatti poi ho smesso di farlo di Call, se no l'avrei fatto anche magari del 5. Comunque, o del 6. Comunque adesso faccio quello del 7 perché è stato chiesto da davvero tante persone, almeno due. Allora, partiamo con la campagna, come potete vedere 0 ore di gioco, anche perché sto giocando col Sin e quindi faccio solo online. Ma sono arrivato tipo all'atto 3 in verità, nel momento in cui faccio il video. E quindi non la so ancora tutta la storia, e poi vedremo insieme comunque. Nuova partita, facciamolo a soldato. Oh. Per quelli che volessero seguire la trama, vi do un consiglio. Si può mettere in pausa? No? Allora ve lo do dopo perché non voglio che sia minacciato dalla mia La fine del voce. mondo è arrivata. Cosa faresti per riportarmi indietro? Shepard ha creato la guerra, ma solo noi sapevamo la verità. Quasi a effetto. Nicolai, dobbiamo tirare Sok fuori da qui. Proprio la spugna. Conosco un posto. Da perché ha sputato. Guarda che casino che fa. Cioè, un trailer che fa casino. Aspetta, no, niente, no, non so come metterlo in pausa. Ho paura di far saltare il video. Che in teoria lo devo far vedere, purtroppo. Forse ora posso. Ecco. E consiglio, coloro che vogliono seguire la trama in un gioco come COD, cambiate video. Bella, ragazzi, possiamo andare avanti. Allora, perché io non sono il tipo che nel let's play segue le trame, a meno dei giochi di COD. Quando farò il let's play di Silent Hill HD Collection, ebbene sì, lo faccio, e lì la trama la starò a seguire, anche perché è un gioco che mi ispira parecchio, che mi eccita parecchio. Portatelo. Ah, ecco, scusate, ancora una volta pausa, questa è l'ultima per almeno 10 minuti. E non mi ricordo comunque cosa accade, perché faccio 2 ore di gioco di campagna e 20 online, 2 ore di campagna e 20 online, quindi non me lo ricordo, ok ragazzi? Quindi è un po' come fosse blind, come al mio solito, cioè come se fosse la prima volta quasi. Siamo qui, ecco, sempre dei flash che appaiono. Press che fuma, un'immagine che ormai ero entrata nell'immaginario collettivo di ogni bimbo del mondo. Price che fuma sto cazzo di sigaro. In ogni COD, cioè in COD 4 fuma il sigaro, in COD 6 fuma il sigaro, in COD 8 fuma il sigaro. E ti manda a fanculo anche come si può vedere. Questa immagine non me la ricordo proprio. Non so da che COD fosse preso. Che cazzo mi guarda questo? Bruttissimo Nicolai, fra l'altro. Preso come modello una merda di cane. Tranquillo, non mi serve aiuto, seconda chance, tranquillo. Com'è si chiama? Ultima sopravvivenza. Seconda chance. Jus un bonbon, croissant. Non me lo ricordo. Oh, sto inquadrando la TV anche in modo decente, cosa che non accadeva dai tempi del let's play che non ho mai fatto inquadrato decente, quindi no, cosa che non è mai accaduta. Trofeo che ho già in verità, ma vabbè. E direi che la trama, no vabbè, essendo il let's player sono tenuto a farla vedere purtroppo. Fossi uno che fa solo gameplay e basta, potrei saltarla, ma devo farlo vedere. Bevo un attimo. È bello avervi con noi, Sandman. I russi usano contromisure elettroniche per distruggere i nostri Ah. sistemi di comunicazione. La torre principale è in cima alla borsa. Una volta Proprio. sopra deve essere trovata. Il Hanno trovato disturbatore è una nello donna, spettro. la boh. Quindi finché sarà attivo non avrete Ah, contatto. tranquilli, Sarà sto delirando distrutto fra un unito di meme. terra. Passo. Ricevuto, via, prego. La cosa di cui sono contento di questo let's play è che finalmente è fatto in tempi recenti. Non è né quello di Saw 2 né quello di Dead Space, che li ho fatti molto tempo fa, che li carico, tranquilli. Ma è una cosa nuova finalmente che sto facendo in tempi
molto 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 vicini al giorno in cui caricherò questo video. Anzi, magari anche uno o due giorni prima del caricamento di questo video. Quindi finalmente un qualcosa di molto recente, diciamo. E siamo già ovviamente in medias res, al centro della azione. Al contrario, ah no, ok, giusto, mi ricordo sto pezzo. Ovviamente le macerie non cadranno sopra di voi, perché COD spettacolare ma molto realistico, mi dicono i bugiardi. E abbiamo un... sì, vabbè, basta parlarmi, fammi andare su, voglio muovermi. Allora, e abbiamo intanto sensibilità 8 a posto. Anche, sì, lo so, mi dite scusa, ma giocando potevi vederlo. Sì, però volevo comunque vederlo lì anche scritto, per essere sicuro al 100%. Questo cos'è? Oh, mirino farlocco, che si può tramutare in un mirino acco. Vedete, purtroppo ora è incominciata almeno ora. Ancora ora no, tipo oggi è tipo la notte di sabato. La notte tardi. E appena stato con Reac e Bubino the Best 95. E comunque la notte di un sabato, mancano due giorni all'inizio della scuola, purtroppo, che avverrà l'8 gennaio. Ma non l'8 mi pare almeno. Ma ciò non è una cosa che deve riguardarci adesso, perché siamo qui per cazzeggio, divertimento e delirio. Quindi, scusate, ho messo pausa senza farlo apposta. Giusto, cosa importante, non caricherò più il let's play di Black Ops, anche perché ce l'ho visto. Sì che sono bei ricordi, è la mia rampa di lancio, però, cioè, è una merda, cioè, dai, su. Non è che a me... non uffa, come dire, se posso evito di caricarlo su questo canale apposta, perché canale più recente, ci metto le nuove cose, anche se questo non mi impedisce di caricare comunque solo due Dead Space, anche perché Dead Space siamo arrivati proprio in inizio, dovete ancora conoscere Reac, che credo sia anche molte volte si dimostri un let's player migliore di me, ma quello sarete voi a sceglierlo durante il let's play stesso. Andiamo avanti e entriamo in un condominio, una sede TV, vediamo un po' se è scritto. A giri in Russia, Wall Street, bene, non c'è scritto. Quindi Wall Street, COD possiamo vedere, quindi ambientato in Puglia. I quadri sono bellissimi, perché c'è una cornice di 8 metri e il dipinto vero è di 3 cm per 2 cm. E è bello perché sono sempre uguali fra COD 6 e COD 8. A parte questo, che finalmente è qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda Easter Egg, mi sono un po' fermato dal cercarli. So però, e ve lo farò vedere caricando il corrispondente video, so di un grosso e abbastanza bello easter egg su Mission, ma poi ve lo farò vedere io. Almeno mi sembra sia su si può salire. Almeno mi sembra sia su Mission. E cazzo, ho anche spostato la telecamera senza farla apposta. Basta, Dio Cristo, dove passo? Oddio, un enigma su... ah, di qua si può, giusto. Non pensavo fosse così realistico. Bello che ora, per dar fastidio ai camper, hanno messo il lanciagranate con il mirino. Proprio così almeno i newbie sono a loro agio, ma nella maniera più paradossale e completa possibile. Si sale o si scende? Di solito su cosa si sale? Perfetto. Proprio mi ricordo troppo bene. Questi? Cosa? Ah, la sedia. Mi sembrava tipo la canna di un fucile. Vabbè, che cazzo? Via, andiamo, va. La canna di un fucile, intendevo, prima che... ah, una cosa. Un attimo, sto guardando qua sotto.
Magari c'era qualcosa di interessante, un easter egg con una donna a cosce aperte, che minchia ne so. Che poi quello lì non è che per noi sarebbe così male, dai. Sarebbe anche qualcosa di sicuramente più carino di COD. Non perché COD sia brutto, prima che voi vi arrabbiate. Però mettetelo in confronto a quello che ho appena detto e scegliete qual è quello meglio. Dunque, bella, questa qui in teoria era una parte semi-stealth o almeno nei primi 20 secondi. Io ho già mandato a puttane qualunque piano. Ma chi se ne frega, andiamo avanti, tutta salute, su. Allora, mi ero appuntato da qualche parte una serie di cose da dire anche durante questo video, che fra l'altro, come al solito, è in live, quindi è un bordello. Ah, qui c'è anche un documento, lo prendo tanto. Però questo non sarà una guida ai documenti, come era stato fatto per il 7. Sarà... Che cazzo? Ma porca di quella... Cioè, è venuto, ma colpito con il pene viola gigante di Saints Row. Un colpo morto. Cos'è sta roba? Cos'è? Vetro? No, neanche. Cos'è? Ma dai, oddio mio. Ma cos'è? Vetro di cemento? Proprio un nuovo... Un ibrido, cos'è? Vabbè. In COD 6 c'erano gli aeroplani di carta su Termina, giganti, su Termina. Qua... Il vetro di cemento, che non ha molto senso detto così, ma provateci anche voi, è vero. Comunque, a parte, chi è questo? Ah, vediamo un po' i nomi. Questa volta c'è Track, che d'ora in poi per noi sarà Fuck. Sandman, l'uomo sabbia, direi che ha un nome già abbastanza sfigato, che non occorre che glielo cambiamo. E le cose, quindi, allora, intanto, come al solito in live è un bordello dire anche cose intelligenti, perciò non credo che se ne sentiranno. Dio Cristo, non credo. Togliti dal pene! Non credo che se ne sentiranno tante cose intelligenti, dico. C'è pieno di regalini per terra, vabbè. Sì, lo so, sono le confezioni dei gioielli, lo so. Un saluto intanto a tutti i fan del canale, un saluto gigantesco a tutti gli iscritti, perciò che è la stessa cosa di quello di prima, però l'ho detto in un modo diverso. Qui abbiamo Worm, quindi abbiamo qua Verme, abbiamo Tumper perché suona peggio, e Grizzly, che se imbraccia un fucile da cecchino chiamerò Zer Grizz. No, in braccio un ump fatto anche di merda. Di là credo che sia. Cosa c'è? Un coso trofi che mi blocca i colpi? Ah, ok, no. Sono io che ho la mira di un piranha senza occhi. Apposta. Un saluto quindi a loro. Un saluto. Oddio, un mostro qua dietro l'angolo. Simboli della milizia. Non è affatto vero. Non lo so, un simbolo proprio poi brutto, fra l'altro. Non è neanche fatto così bene. E un simbolo a caso sul muro. Dio no! No, non di nuovo. Perché cazzeggio così tanto? È impossibile perdersi una guerra, impedire una guerra? Non ce l'ho fatta a leggere in tempo perché mi stavo coprendo gli occhi dalla disperazione. Quindi un saluto agli iscritti, un saluto ai membri del Sin Sniping Clan. E a proposito, un saluto alla nipote di uno dei membri del Sniping, di cui non farò il nome perché sennò dovrei fare il nome anche degli altri, e perciò per motivi di par condicio farò solo il nome della nipote, che mi ha chiesto espressamente un saluto. Perciò un grande saluto, un caloroso saluto ad Alice. Ciao Alice, bella. Ok, a posto. E fra le altre cose, un mi piace per i saluti. No, scherzo, tranquillo. Andiamo avanti, che è meglio. C'è sempre qualcosa in code di mega epico che ti accade intorno. Cioè, io non... Stavo pensando a Dragon Rising Operation Flashpoint. È abbastanza, cioè non l'ho giocato, ma da quello che ho visto è realistico. No, non hai continuamente questi. Guardali!
C'è gente a 3 km che ti corre addosso cercando di colpirti in corpo a corpo e altra gente a un metro che ti spara con l'RPG. Non accadono queste cose in un abbastanza realistico, cioè. E di giochi FPS realistici potremmo starne a parlare per anni, in effetti. Direi di mettere Battlefield già, e lo metterei tra le posizioni più alte. E voi starete chiedendo: ma Diddo, perché non hai fatto il let's play di Battlefield allora? Perché Battlefield è qui senza che i fan mettano... No, oddio, c'è pure il Grinch! Senza che i fan mettano non mi piace al video, anche perché il non mi piace andrebbe a danneggiare me e non la mia opinione, che rimane la stessa. Quindi, ragazzi, è inutile avere opinioni diverse e mettere non mi piace. perché Battlefield comunque... E in generale, dopo un po' di gioco, ma noia, purtroppo lo devo ammettere. Qui intanto c'è un altro computer, mi sa che ne ho saltato qualcuno, ma questi anzi non sono l'obiettivo del mio video, quindi li salterò a pie pari. E perciò Battlefield, quindi sì, magari la campagna no. Però online davvero mi viene l'unghia al belino, quindi davvero ragazzi, per chi non sapesse il belino cos'è, anche perché è genovese, e per chi è uomo, per sapere cos'è il belino, si tolga i pantaloni e le mutande e si guardi tra le gambe. Ho fatto la rima ed è quello che avete visto, è il belino. Allora, e quindi giocare a Battlefield potete capire che, dato che mi annoia, mi fa crescere l'unghia al belino. E dunque non ci gioco. E online dico, la campagna invece è carina. Quella del 2 era carina anche perché era molto molto simpatica. Che mi devo ricordare di non prendere la simpatia dei personaggi come un motivo per comprare un gioco, perché me ne sono pentito dopo aver preso Mercenaries 2. Che gioco veramente di merda. E qui non ho paura di avere il non mi piace dei fan, perché quel gioco non può avere fan, perché non è credibile. Al massimo i fan saranno i creatori. E davvero, mamma mia, proprio mamma mia. Meno male che quei ladri del GameStop me l'hanno fatto pagare solamente 10 euro, perché quelli usati vecchi e brutti li fanno pagare poco, anche se 10 in questo caso è fin troppo. Me l'hanno fatto pagare solo 10, meno male, perché se no gli avrei portato indietro non solo il gioco ma anche 8 schiaffi. Ci vorrebbe qua un bel fucile da cecchino, che ovviamente non è presente su questo terrazzino, credo, vero? Esattamente. Ah vabbè, ma è vero, abbiamo il mirino a Cog Farlocco, giusto. Ah, ci abbiamo il Predator, bella. A posto. Cioè, ce n'erano due, ecco, io invece sparavo come un pirla. E la cosa di cui stavo parlando invece, prima di parlare dell'Hog Farlock, era appunto il GameStop e dei ladri. Anche qui potremmo starne a parlare per... Oddio mio, non c'era prima quello. Per... grazie, vaffanculo bastardo, beccati questo, suca. E potremmo... bastardo. Potevo abbatterlo col Predator, ma è morto, dai. Prima battuta col Predator, ma sarebbe stato troppo facile. I ladri del GameStop, cosa fanno di male loro? Il fatto è questo: non ti possono vendere Saw 2 oppure Saw 1 a 60 euro oppure 70, a parte quando è uscito, che vabbè, quello lo fanno con tutti i giochi che escono, a parte le collection e varie altre eccezioni, poche eccezioni, e quello lo fanno quindi un po' con tutti i giochi che escono nuovi per le console, diciamo PS3, Xbox e basta, perché lui non la considero una console, non me ne vogliate. ma appunto per queste che ho appena citato. E attenzione che ora arriva l'aereo. No, ce n'è ancora uno là che mi sa che finché non abbatto... No, non volevo prendere... C'è l'aereo, bella, perfetto. Aspetta, ora parlo. Ok, a posto.
Di cosa stavo parlando? Il GameStop, appunto, non possono farti pagare, appunto, giochi come Saw 2, Saw 1, 70 euro al lancio, perché cazzo, non li valgono. Ma poi, vabbè, quello lì non ne parliamo, perché comunque quella lì magari sono opinioni personali. A me, cioè, ha fatto un salto assurdo senza la rincorsa. Io mi sono fermato apposta davanti come un cretino per vedere se prendeva la rincorsa da solo, ma no, non l'ha fatto ovviamente. Vabbè. Sono due, cioè, d'accordo, sarà sicuramente una questione di opinioni, però oggettivamente, a me sì, soggettivamente a me è piaciuto un casino il gioco, anche perché l'uno l'ho giocato da solo, il 2 non giocavo, capito un cazzo per colpa di Rico, però divertito come se non ci fosse stato un domani, veramente, ho riso come un matto, non perché era fatto male, ma perché c'era Rico. Fossi stato da solo avrei riso magari un po' di più, perché era fatto abbastanza male. E proprio per questo criterio oggettivo che dico che non sia fatto molto molto bene, che dico che non lo puoi far pagare così tanto. Ma poi la cosa che mi ha sconvolto era vederlo mesi dopo nelle bancarelle sempre del GameStop, negli scomparti sempre del GameStop dell'usato, a 60-70, no vabbè 70 no, sempre a 56-60 euro. E Dio, non puoi farlo, dai, su, Belin, è una cosa che non puoi fare, proprio punto e basta. Vabbè, comunque, a parte quello, poi quelle le loro cazzo di promozioni, non sono promozioni, non lo sono, è quello il fatto. Cioè, voi potete andare lì, prendere un gioco, sentite bene perché è vero, prendere un gioco proprio materialmente e dite, lo compro. Prendetelo ad esempio appena nuovo al lancio, no? Lo compro 70 euro. Bene, glieli date. Un secondo. Che cazzo? Ah, ok, giusto, ok. Un secondo dopo che glielo avete pagato e che loro ve l'hanno dato in mano finalmente vostro, col loro sorriso beffardo in faccia. Se voi gli dite no, anzi, tieni. Lui dice, no, vabbè, me l'ha dato, non è neanche usato, quindi non gli posso neanche usare la scusa che ho usato, magari gli ridò i soldi, ma gliene faccio per prendere un altro, magari non scalando il prezzo, ma contando il prezzo che ha già pagato. No, se glielo ridate un secondo dopo averlo preso, lui al massimo dice, possiamo darti massimo 20 euro. Ma cazzo, ma cosa vuol dire? Ma porca puttana. E il GameStop è tutto questo. E poi le loro offerte sono epiche. Intanto abbiamo fatto la prima missione, io non me ne sono accorto, sparavo e parlavo. E mi hanno anche filmato le mie gesta, guarda. Vabbè. E poi queste loro offerte. Se ci porti, boh, magari la tua PS3, i tuoi joystick, possibilmente almeno 9, i tuoi giochi, possibilmente almeno appena usciti tutti, e il tuo auricolare Bluetooth, nonché tutti i tuoi le tue postazioni da carica batteria del joystick, anche se non esistono forse, boh. E se magari ce li porti, non so, su una nuova console, magari possiamo farti uno sconto di 100 euro magari, massimo. Se poi ci vendi la casa, 150. Guarda, se proprio ci vendi anche l'anima, 200, ma proprio forse, eh. È così, la loro ottica di marketing è questa, proprio ridurti allo stremo. E attraverso le loro finte, perché ragazzi non potete dire che sia vero, le loro finte promozioni, l'unica vera è quella attraverso la quale ho comprato Saints Row 3, che l'hanno fatto pagare 40 euro invece che 70, 30 euro in meno, comunque sono molto molto buoni per un gioco appena uscito, e quello è stato un bene in effetti. Ma l'unica cosa in 16 anni, vabbè no, che cazzo dico, in 10 anni, facciamo anche 8, che ci vado a comprare. Fossero anche solo che 5, cazzo, sono tanti. Bene,
questo video è finito. Ci vediamo nella parte 2 del delirante let's play di Modern Warfare 3. Ciao ragazzi.